salendo con la metro, piano piano. Saverio Nindo, oramai sono venuto soltanto io, poi ho incontrato Edoardo Siciliano a Garibaldi e mi ha dato, diciamo, un po' una mano a salire nella metro. E poi siamo scesi, diciamo, alla fermata del museo e ci è venuto, diciamo, a prendere gente. Patrizia! Sì. Ci siamo fatti una lunga chiacchierata. Una bella chiacchierata. A posto, diciamo. Diciamo, per quanto riguarda la municipalità, visto che mo pure voi organizzate, diciamo, l'evento, il fatto, ma diciamo, vieni all'evento nostro, no? Ma senti, Teresa, io a tutti questi più o meno eventi grandi, Roberto, ma non ci sto andando, non per cazzo, sempre per una questione di logistica, e poi mi sto muovendo molto territorialmente ho visto, facendo sempre il banchetto. Ma per esempio rimane a Giavere, si trova qualcuno per andare al mercatino di Poggio Reale, perché comunque là ci reclamano le persone, però il banchetto ce l'ho a casa mia, per andare là ci vuole comunque per forza la macchina, non posso prendere, diciamo, il banchetto da solo, non me lo posso portare. Ma ci vuole sempre il guido. E poi, ma poi tra l'altro devi anche vedere l'adesione più o meno di un numero di persone, se non ci stanno almeno 3-4 persone, che vado io solo, diciamo. Però comunque poi sarebbe un peccato perderla come data. È arrivato. È spuntato Fico. Fico è spuntato, ma poi è spuntato. Già lei che mi ha girato davanti, è arrivato. Abbiamo visto quanto sorella, che grazie però su Facebook, mamma mia, è una persona stupenda. Anna, ma come lei si chiama? È talento a te. Sono tanti che si sa principalmente solo per i giovani, si mette sul computer e però è bello, sai, con i fiori. Sì. Ma è arrivato Bibba. Sì, si sta sistemando. È spuntata la capa e Fico, praticamente. Poi ci sta Roberto e Alessandro. Ma quindi muove la sotto al panzino. Ormai per sempre. Figolo visto. Là Alessandro, l'hanno assaltato le telecamere. È normale. Ah già, telecamere. Poi c'è sta TGR, TC1, Eccolo là. Si sposta qua, la gente c'è di mezzo. Zia Marga, no, sa, adesso sale là, sale. Ma passa di manca, raga. No, rimane là, rimane. Venga. Ci vediamo. Ma rimane. Dovrebbe salire sopra lo stesso. L'hanno incastrato adesso, zoomo. Fate un po' di spazio, c'è. Ci mettiamo lì, andiamoci a mettere la.
42 milioni di euro di rimborso. Non si sente? Adesso sì, vabbè. Prova adesso. Dovremmo metterci avanti. Adesso sì. Allora, un attimo di silenzio così iniziamo. Anche qui dietro. Dobbiamo fare silenzio. Ottimo. Preghiamo. L'unico che mi ricordo è lo scaletto. Non lo so, per messo. Era con Beppe Grillo. E dove ti mettiamo? A casetta. Avevamo 4 scaletti messi a 5 metri di distanza. E c'era una folla enorme. Ogni tanto salivamo su uno e la gente era: ma chi è là sopra? A un certo punto Beppe salì sopra, non ci voleva credere quanta gente ci fosse e come eravamo organizzati. E la cosa, il senso di tutto questo anche oggi è che dopo 3 anni di Parlamento, dopo i molti sindaci, consiglieri regionali che abbiamo piazzato nelle varie regioni, i parlamentari europei, possiamo dire, ma lo diciamo semplicemente, senza nessun tipo di prosopopea, che non siamo cambiati, siamo sempre gli stessi. Bravi! Promesso all'inizio, abbiamo fatto. Abbiamo promesso, abbiamo fatto, se alle parole corrispondono le azioni, significa fare la politica, quella bella, quella partecipata, e se la fai bene la politica all'interno del Parlamento, non hai mai paura di andare nella tua città a rivedere sempre ogni giorno le tue persone, la tua popolazione, la nostra popolazione non avere paura di niente, perciò non hai bisogno di lato blu, non hai bisogno di soldi, non hai bisogno di giacche, di cravatte, non hai bisogno di niente, hai bisogno di parlare con tutti quanti insieme e trovare un modo per uscire dai problemi. E problemi, scusa, ce ne sono tanti in mezzo. Voglio dirvi delle cose, poi non voglio levare troppo tempo a Alessandro, che oggi è lui l'ospite, insieme a Matteo Brambilla. Quello che voglio dirvi è che voglio dire una cosa solo su De Magistris. De Magistris è vero, è una persona onesta, non c'è nessun problema a dirlo, sull'acqua pubblica ha mantenuto le promesse, ma nel suo progetto complessivo, siccome è una persona sola, ha fallito, politicamente ha fallito, perché ha fallito 5 anni su Bagnoli, ha fallito 5 anni sulla NM, perché abbiamo l'attesa dei pullman più lunga di tutta Italia, 4 volte sopra la media nazionale. Si è bloccato e noi siamo sacrificati nel traffico per andare verso l'autostrada, funziona così. Bagnoli uguale, siamo andati 5 anni fa, io sono andato io con De Magistris la spiaggia e lui disse qui faremo la bonifica al 100%, non è stata fatta, non è stato fatto niente e dopo 5 anni ci troviamo pure un grande eroe coraggioso, buffone, presidente del Consiglio Renzi, che viene qua e vuole saturare la nostra terra. Quello che voglio dire è che vengo, ho passato 2 giorni e mezzo in Puglia,
una terra straordinaria come la Campania, il Salento, il Cilento, questo sud è meraviglioso, questo sud ha tutte le competenze per vivere di vita propria, ha tutte le energie, il sole, il mare, il vento, il moto ondoso, la geotermia, per vivere in modo autosufficiente. Ci hanno fatto credere che valevamo poco, ci hanno fatto credere che eravamo un po' di serie B, non lo siamo, noi stiamo diventando di nuovo cittadini, non siamo più sudditi, ci alziamo in alto su questi scalini. Bravo! Una secessione antipropagandistica, perché noi siamo troppo avanti culturalmente, perché ci penso che voglio vorrei aspettare la voglia di fare una secessione dal nord, non voglio. Però com'è possibile che qui abbiamo tutto? Potevamo stare 20 anni avanti sulle energie rinnovabili. E allora in Parlamento 3 settimane fa abbiamo presentato un progetto straordinario, che è il programma energetico del Movimento 5 Stelle. Entro il 2050 si esce dalle energie prodotte da fonti fossili, via carbone, via gas, via petrolio, tutto via, un paese 100% rinnovabile. E qui a Napoli, le nostre isole possono diventare il primo laboratorio d'Italia dove si produce energia 100% rinnovabile e le nostre città sono meno inquinate, meno CO2, meno polveri sottili, e significa una città più sana, dove abbiamo più salute, non ci ammaliamo di tumore e non facciamo più gli scempi che ha fatto il Partito Democratico. Partito Democratico, l'inceneritore di Acerra, le ecoballe a Marigliano, a Giuliano, è targato Partito Democratico. E la Valente non ce lo venisse a raccontare, perché io l'ho vista 3 anni in Parlamento e ha votato tutte le leggi schifo verso questo sud e verso questa città. La Valente non ha diritto di stare qua, ve lo assicuro. Zitta, si allea con Verdini, con le liste di Verdini che vengono qui a sfruttare il suo con Verdini, e poi dicono che il nostro candidato è di Monza e loro si alleano con Verdini, che ha più cittadinanza. Matteo Brambilla, che è lottato qui per la discarica a Caiano per 10 anni, ha messo il suo corpo sulla discarica per non fare entrare i camion del Partito Democratico della Camorra. O la Valente, che ha avallato tutto quel sistema. O la Valente, che ha avallato tutto quel sistema. E Brambilla, chiaramente, e Matteo, che finalmente possiamo dire il Matteo buono, dopo Matteo Salvini, dopo Matteo Renzi, va bene, Matteo era il nome che mi piaceva, non lo potevo dire più, ma nessuno ce lo posso dire, forza Matteo! Non lo dico per retorica, abito da 40 anni qui, come tanti di voi, è una città straordinaria, è una città che amiamo profondamente. Questo progetto anche nel movimento qui a Napoli, col Mitappo nel 2005, che ci incontravamo nelle grotte di Tufo, come i carbonari, e tutti ci prendevano in giro e dicevano: dove andate? Non andate da nessuna parte, siete 30 sfigati, i 30 sfigati insieme a altri 30 sfigati a Milano, a Torino, a Palermo, insieme a Beppe Grillo e a Gian Roberto Casaleggio, a cui voglio fare un grande applauso. Un movimento come questo, a Gian Roberto gliel'hanno menata fino alla fine della sua vita dicendo: sei uno segreto, sei una sorta di massone, sei collegato alla Gentiborga, tutte bugie. Poi quando uno muore in questo paese è diventato la persona che parlava di democrazia diretta, la persona che parlava di partecipazione e che ha cambiato la
e che ha cambiato la politica italiana solo dopo la morte. Allora mi sono rotto di aspettare la morte delle persone per dire che valgono, e noi tutti valiamo e ci riprendiamo tutto quello che è di nostro diritto, partendo da Napoli e finendo a noi. Non più un governo di tristoni, di persone che non hanno più fantasia, non hanno un'idea, che ne sia solo una, che guarda in un altro lato la società, che abbia un pensiero trasparente. Io ve lo giuro, io voglio un governo artistico, voglio un governo fatto di artisti, dove l'economista e l'economia sia un modello artistico che tu propaghi nella società, che sia un'altra idea, l'economia del vicinato, il baratto amministrativo, dove l'economia diventa il nuovo reale a scapito dell'economia finanziaria. Vogliamo una banca pubblica, vogliamo qui ristabilire le priorità del sud, vogliamo rifare l'agenda politica. Qua abbiamo avuto le prime ferrovie, le prime industrie, nel 1900 Napoli era la capitale d'Europa, più popolosa d'Europa insieme a Londra. La storia la racconta chi vince, e hanno vinto i Savoia. Bravo! Hanno vinto i Savoia e ci hanno raccontato altro. E allora, quando Peppe è venuto qui nel 2008, quel giorno del rifiuto, Peppe Grillo, a nome del Nord, chiese scusa perché qui hanno sversato 30 milioni di tonnellate di rifiuti tossici, facendo ammalare tutti, perché dovevano avere più soldi nelle loro bilanci aziendali, e quindi smaltivano i rifiuti tramite la camorra, le imprese, i grandi colletti bianchi qui nelle nostre campagne, collegandosi alla camorra per risparmiare i soldi. Sempre soldi, soldi, soldi. E la ricchezza non sono i soldi, questa è una bugia. Bravo! La ricchezza è tutto quello che noi siamo, che noi abbiamo, è la nostra identità, è la nostra cultura, è questo sud, è questo sole, è questo mare, dobbiamo solo gestirlo insieme. Lo carica? No, la è un bel nome!